mettendo da parte il nab e cucinato da lui con risultati opinabili, oggi Seba mangerà il nab al ristorante, constatando che sì, forse questo è molto meglio di quello che ha provato a cucinare nei suoi mirabolanti video di Road to Masterchef. Questo? Come? Nabi di una! Ok, stiamo andando on, che questa che vuol dire caldo, no? È lo stesso kanji di onsen, delle terme. Adesso mi hai detto che adesso mettono a posto e poi ti fanno sedere. È buono, mangiamo una nave al ristorante, però la mia tanto è più buona. Ecco qua, siamo a Onyasai, che vorrebbe dire praticamente vegetali alle terme. No, vabbè, caldi, vegetali caldi. E siamo a questa nave, che praticamente cucina in pentola. E siamo qua a mangiare qua questa sera. Mangeremo la shabu shabu, che quindi è questa carne dentro la pentola. Abbiamo come prima cosa scelto due tipi diversi di pentola. Noi abbiamo preso questa e poi questa qua che è un po' piccante, e abbiamo fatto uno di questi set, e quindi qua possiamo prendere tutto quello che vogliamo da mangiare e in più anche quello, tutto quello che vogliamo da bere, perché abbiamo fatto tabe hodai e nomi hodai, che quindi vuol dire che si può mangiare fino allo sfinimento un sacco di cose. Vabbè, adesso appena arriva vi faccio vedere che cosa arriverà. Facciamo un kanpai con la birra, io con loro kanpai. Sono già arrivate un po' di cose, guardate i kimchi, poi sono arrivati questi, poi è arrivato il po' di pomodoro e già anche la verdura e la carne. Guardate qua quanto è buono. Adesso qua si riscalda e poi li metteremo dentro e ci mangeremo questo delizioso pranzetto. Ecco qua, prendiamo la carne e la mettiamo giù. Shabu shabu, ecco qua la shabu shabu, lo faccio anch'io. Anche se a me piace più quella di pollo, però ci sta mettendo un po' a cuocersi perché ancora no, non è caldissima la nave, poi sarà velocissimo. Però guardate già come ha cambiato colore. Ecco qua un po' di pollo, bisogna riscaldarlo per bene, che non vogliamo mangiarlo crudo. C'è un profumino, questa nave sembra buonissima. Oh, si è appannato il vetro. Iniziamo già a mangiare un po' di verdura. Oddio, si presenta meglio, è buonissima. Però anche la mia di nave non aveva niente da invidiare. Questo è il goma, che così viene tutto più saporito. Il mio amico ha detto che faccio cagare a farlo, quindi me lo fa lui. Non si vede niente. È appannato. È arrivata un'altra birra, ormai non la smettiamo più di bere. Questo è il mio terzo drink, Uron Hai, yay! Oddio, secondo me uno capisce che è ubriaco quando inizia a bere da qua pensando che sia una straw. Cioè, quando praticamente inizia a bere da qua pensando che questa sia una cannuccia, capisci che è un punto di non ritorno, ormai sei embriaco. Oh mio Dio, a me questi liquori non fanno bene. Ancora cibo! Adesso facciamo aumentare l'acqua, perché c'è finita l'acqua. E vabbè, adesso che abbiamo finito di mangiare la... oddio, sono ancora vivo dopo aver bevuto miliardi di drink, ma va bene. E mi hanno detto che qua adesso mettiamo il ramen. Per fare questo basta un minuto, se lo volete super ardente, basta mettere qua questo ramen un minuto e diventa il ramen super ardente. Siete pronti? 3, 2, 1... Io intanto mi sto bevendo, sembra acqua, ma in realtà è socio allo stato puro. Oh mio Dio, guardate che bell'aspetto. Ok, è partito il timer per un minuto. Siete pronti? Guardate come ha cambiato colore la nave, che non si vede niente, ma vabbè. Guardate quanto ramen. E praticamente quando è finita la nave, avete finito di mangiare, ci potete mettere giù o il ramen o il riso e lo mangiate così, bello ardente. È caldo, non si vede più niente, però è buono. Ringo Sawa. È anche dolce, ma è super alcolico. Io non riesco più a tenere la telecamera in mano. E ecco qui che è arrivato l'ultima cosa, questo dolcetto Warabi Mochi. Warabi Mochi. Io vi sto parlando a Nara. E poi questo Daifu. Guardate come sono carini. Che bontà. Ma che bontà. Il Warabi Mochi con il gelato e la zucchini. E poi il Daifuku. Non avete idea di quanto è buono il Daifuku con dentro il gelato. Vabbè, sono pieno come un pallone. La cena è stata buonissima. È costata un centinaio d'euro, ma più con 100 un 80 euro. Ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio. Spero che il video di oggi vi è piaciuto. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta di più la mia di nave che ho cucinato o la nave che abbiamo mangiato oggi. E noi ci vediamo allora domani. Vi aspetto, Un saluto. Ciao. Keep to the game.